In questo prossimo blocco vediamo Michela Cerutti che ci racconta anche lei la sua preparazione in occasione della gara della Malesia con questo terribile caldo che abbiamo sofferto tutti, e poi Jarno Trulli che ci illustra di come funziona il volante di una Formula E. Michela Cerutti, come ti prepari per questa gara di Putrajaya? Ma sicuramente c'è il caldo, che è un po' una componente che finora non abbiamo dovuto affrontare, per cui sia fisicamente che mentalmente, che anche insomma, per le macchine sarà una dura sfida. Per preparare la gara siamo stati sul simulatore, in realtà è l'unico strumento che abbiamo in questo caso, perché le macchine le vediamo solo poi nei weekend di gara, per cui siamo andati a fare il giro di pista, sembra una pista molto E bella. l'abbiamo fatto insieme. Esatto. Sembra una pista molto bella, ci sono tanti asfalti diversi, curve con camber diversi, per cui credo che sarà una bella sfida e sarà bella da guardare. Mi sembra una pista divertente anche in cui guidare per noi piloti. Ho sentito con grande piacere, devo dire anche per l'interesse nei tuoi riguardi, e con un po' di preoccupazione, che hai qualche problemino di salute. No, no, non ho Ah, nessun ecco, no, bene. non ho Allora problemi di spieghiamo cosa è salute, ho successo. avuto un piccolo problema alla schiena che si è risolto, quindi no, non ho problemi di salute, sto benissimo. E solo, vabbè, come in tutte le cose, in tutti gli sport, quando lo si fa ad alto livello e in maniera agonistica, il corpo ogni tanto ne soffre un po', ho avuto un problema alla schiena che ho risolto molto in fretta, per cui no, direi che sto bene. Bene, i miei colleghi sono preoccupati in conferenza stampa. No, no, no. Sono preoccupati, ho visto che la cosa è diventata più grossa di quella che è, perché quando si sente la parola operazione, la parola chirurgia, si pensa sempre a cose grosse, ma in realtà con le tecnologie che abbiamo oggi nella medicina si riescono a fare operazioni anche in maniera mini-invasiva e senza comportare né danni né lunghi tempi di recupero. Bene, dopo la gara di Pechino, cosa avete imparato? Perché ogni gara è fonte di insegnamento e di cose nuove. Cosa avete imparato dopo Pechino o dopo questo debutto per tutti? Beh, a Pechino devo dire che per noi peggio di così non poteva andare, quindi per noi qua è importante mostrare il potenziale che abbiamo. Il passo gara non era dei più veloci, però abbiamo finito la gara senza avere problemi di energia. Quindi se non avessimo avuto il drive-thru che ho preso per essere stata troppo veloce nel pit stop, saremmo finiti in top 10, quindi già il risultato avrebbe avuto un'altra faccia. Jarno ha avuto dei problemi elettronici. Qui devo dire che sicuramente quello che si può imparare è come gestire l'energia, è come gestire il problema temperature. Ogni gara e ogni posto è molto diverso da quello precedente, per cui è difficile trasportare i dati di una gara, della gara precedente a quella successiva. Diciamo che durante il weekend, nel poco tempo che abbiamo in pista domani, cercheremo di raggruppare tutto, insomma, il maggior numero di informazioni possibile per essere pronti in qualifica in gara. Jarno Trulli a Putrajaya ci spiega una curiosità per tanti seguitori di Electric Motor News di come funziona un volante della Formula E. Eccoci qui, il volante della Formula E è molto simile a un volante di Formula 1, come vediamo anche da questa parte posteriore. Abbiamo diverse leve, quelle più importanti sono la destra e la sinistra per mettere le marce, quindi in salita e in discesa. Poi abbiamo altre due leve che sono un po' strane, non avendo noi la frizione, che è automatica perché abbiamo un motore elettrico. Queste due leve non servono appunto ad attivare la frizione, ma benché ad attivare altri sistemi legati al recupero di energia durante la fase di frenata, cioè noi chiamiamo regeneration of the battery. Questa leva qui. Mentre qui è il famoso fan boost power, nel senso che con questo qui noi attiviamo l'extra power che noi abbiamo vinto, mi auguro, prima della partenza della gara per poter avere qualche cavallo in più e quindi permettere un sorpasso. Mentre invece, sulla parte anteriore del volante, troviamo il solito display, qui abbiamo le shifting light che ci aiutano appunto a shiftare, a passare una marcia superiore nel momento migliore, e qui poi gli altri bottoni, pit per il pit limiter, radio è per la comunicazione. Poi abbiamo il dash per scrollare attraverso le varie pagine del dash. Questa è la retromarcia per mettere dentro la retromarcia. N sta per neutral e quindi la folle. E poi
le vari tipi di mappature legate a motore, al tipo di regen, di battery regen che vogliamo avere per quanto riguarda la pedal di regen, e questo è un'altra mappa legata al regen ma in frenata, cioè che si attiva solo con il pedale del freno. Ecco, in un giro di pista quante volte toccate questi parametri? Immagino che dipende dalla situazione, ma diciamo in una situazione standard. Beh, si lavora moltissimo con il paddle, regen paddle, ok? E soprattutto con le marce. E dopodiché, per quanto riguarda il display, a seconda del fabbisogno si utilizza la radio oppure il pit per rientrare o il cambio delle mappe a seconda delle necessità, dei fabbisogni, delle prove o della gara. Ecco, invece il fan boost, immagino per te chiaramente che tu venga votato e che lo vinca, ma se non c'è non funziona? Non funziona, anche se tu premi non viene attivato. Grazie Jarno, in bocca al lupo per questa gara e ci vediamo con la gara. Crepi il lupo. Ciao.